Tra le sfide dei viaggi spaziali del futuro c'è anche quella dell'alimentazione. Gli astronauti destinati a raggiungere la Luna o Marte avranno bisogno di soluzioni intelligenti che permettano loro di nutrirsi in maniera sana di cibi facilmente coltivabili in spazi ristretti. Il menù dei pionieri della nuova era spaziale potrebbe essere arricchito con microverdure nate in Italia, grazie al progetto Ortspace, curato da Enea in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, e allo studio un orto intelligente pronto alla sfida di viaggi interplanetari. Tra le sue caratteristiche, anche quella di poter essere stampato in 3D direttamente in orbita. Ne abbiamo parlato con i ricercatori di Enea, in mostra alla Fiera di Roma durante la 3 giorni di New Space Economy European Expo Forum. Quello che vedi alle mie spalle potrebbe essere il cibo degli astronauti del futuro in una colonia su Luna o su Marte, dove potrebbero costruire un orto di questo genere per coltivare le microverdure, che sono delle piante a crescita breve, in quanto vengono raccolte a 15 giorni dalla semina e hanno dei valori nutrizionali molto alti. Questi saranno utilizzati come integratore alimentare fresco. L'orto portatile sarà piccolo e compatto, magari stampato e creato in volo. Ma quali microverdure faranno crescere? Microverdure possono essere quasi tutte le specie che noi conosciamo e che normalmente mangiamo da adulte, come il broccolo, il cavolfiore o il ravanello. Non possiamo coltivare però le solanacee, quindi patate, peperoni, pomodori, melanzane e via dicendo, perché nello stadio di microverdura la concentrazione di solanina è tossica per l'uomo. Per costruire un orto spaziale bisogna lavorare su alcuni problemi tecnici. Un orto spaziale è una struttura che viene utilizzata per coltivare le piante in ambienti estremi come quelli dello spazio, dove per l'appunto non abbiamo risorse come la luce, la gravità e il suolo. Per la gravità, naturalmente, il problema è delle piante, quindi dobbiamo studiare come le piante reagiscono a questa mancanza di gravità. Per quanto riguarda invece la luce, utilizziamo delle lampade a LED, per esempio, che hanno delle frequenze che vengono utilizzate dalle piante per la fotosintesi. Per quanto riguarda invece il suolo, abbiamo optato per avere un substrato in cui le piante fanno soltanto attecchiscono con le radici, mentre il resto viene dato in idroponia, quindi con l'utilizzo di fertilizzanti all'interno della soluzione nutritiva, quindi con l'acqua. Quali sono le maggiori difficoltà? Le maggiori difficoltà di coltivare queste piante sono soprattutto capire qual è la miglior tesi di luce, la miglior frequenza radiativa di luce da dare alle piante, perché dare alle piante troppa luce o troppo poca significa stressarle, e stressare le piante significa che queste piante utilizzano queste sostanze nutritive che loro hanno per difendersi dall'ambiente esterno. Se loro si difendono, consumano queste sostanze che poi non vengono assimilate dalle persone perché sono già state utilizzate dalla pianta stessa. Durante la 3 giorni a Fiera di Roma è intervenuta anche l'astronauta italiana del corpo ESA, Samantha Cristoforetti. A proposito dei viaggi spaziali verso Luna e Marte, ha dato al pubblico delle indicazioni molto chiare. Stabilità psicologica e capacità di adattamento sociale sono le caratteristiche principali di cui avrà bisogno la prossima generazione di astronauti. Oltre a queste caratteristiche spirituali, Astro Samantha suggerisce anche agli aspiranti astronauti di imparare a lavorare con le mani, sviluppando capacità meccaniche più che scientifiche. Infine, necessaria è un'altra dote: bisogna avere un grande sense of humor, se non ci si diverte, non si va su Marte.